Benvenuti amici di AndroidWorld.it, siamo ancora in compagnia di Android M, ma questa volta per metterlo a fianco al suo predecessore, Android Lollipop. Nexus 6 con Android Lollipop da una parte, Nexus 5 con la preview di Android M dall'altra. Cambia un po' il font dell'orologio nel lock screen, cambia la scorciatoia qua in basso, non c'è più quella per andare al tastierino telefonico, ma quella per, se ci riesco, attivare i comandi vocali di Google Now. E queste sono sostanzialmente le maggiori differenze per il lock screen. Passando alla home, graditissimo l'arrivo del nuovo widget picker. Prima era impaginato orizzontalmente così, la stessa app poteva avere tantissimi widget, mentre invece in questo caso le applicazioni che hanno più widget, vedete, sono raggruppati per nome, alfabetico, scorrimento verticale. Inserire un widget è veramente facile e piacevole. Possiamo disinstallare le app direttamente dalla home oppure rimuovere l'icona, mentre invece su Android Lollipop potevamo solo rimuovere l'icona. Quindi anche questa grande differenza, tra l'altro devo dire molto molto gradita. Già che ci siamo, tiriamo giù la barra di Quick Setting per farvi vedere che non è cambiato moltissimo. Sempre il wifi, bluetooth eccetera, c'è una voce in più però che è non disturbare, che invece prima avevamo premendo qua il pulsante del bilanciere del volume. Potevamo gestire appunto le notifiche con priorità a questo livello, mentre invece adesso premendo il bilanciere del volume su Android M abbiamo solo e soltanto i volumi che si spostano, vedete, in questa maniera molto molto fluida, mentre invece prima su L erano a scatti. Su M, cerco di farvelo rivedere se ci riesco, lo spostamento è molto più fluido, non ci sono scatti, vedete, è completamente lineare. Al di là di questo, dove sono finite appunto le regolazioni per le notifiche con priorità? Sono finite qui e sono anche un po' diverse. Abbiamo il silenzio totale, quindi in realtà è la modalità silenziosa vera e propria, che vengono bloccati tutti i suoni, le vibrazioni, anche di sveglie, musica, videogiochi, ma potremo ancora telefonare ovviamente fino a quando vogliamo, fino alla disattivazione o per un tempo che andiamo poi ad impostare noi in questa maniera. Solo sveglie, direi che si commenta abbastanza da solo, solo con priorità che possiamo poi dopo andare ulteriormente a raffinare nelle impostazioni, quindi differenti modi di gestire le notifiche con priorità su Android L. Su Android M rispetto ad Android L. Andiamo nelle impostazioni, che in questo caso sono unificate, in questo caso qui, scusate, su Android M con le impostazioni Google, che invece prima, vedete, avevano una voce a sé stante. Qui abbiamo Google, sono più o meno le stesse, c'è in più una voce per configurare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Ma in realtà, meno male, la maggior parte di queste impostazioni Google dipendono da Google Play Services e non tanto dalla versione di Android in sé. Già che ci siamo, prima che me ne dimentichi, perché so già che me ne dimenticherei, catturiamo uno screenshot, catturiamo un altro screenshot e andiamo nella notifica corrispondente. Pressione prolungata qui, pressione prolungata qui, info qui, info qui. Vedete che a questo punto non avevamo altre opzioni, qui invece abbiamo la possibilità di andare alla gestione dell'applicazione in sé, quindi c'è un passaggio in più e tra l'altro comunque, come vedete, sono cambiate un pochino anche le informazioni per quanto riguarda le notifiche delle applicazioni. Abbiamo sempre la voce relativa alla priorità, quella relativa ai riservati, però consente breve visualizzazione, permette a quest'app di mettere in evidenza determinate notifiche mostrandole brevemente nella schermata corrente tramite scorrimento. Questa credo, direi, che sia una voce per quanto riguarda le notifiche Heads Up. Ancora, impostazioni. Le differenze sembrano poche, ma in realtà ce ne sono parecchie sotto al cofano. Per esempio, Tethering USB, se andiamo a configurarlo, vedete che qui abbiamo una voce in più per la banda. Ora, il Nexus 5 supporta solo la banda 2,4 GHz. Se avessimo uno smartphone con supporto anche ai 5 GHz, allora avremmo anche l'opzione per avere l'hotspot a 5 GHz, cosa che prima appunto non c'era. Ancora, torniamo indietro in qualcosa che abbiamo un po' già accennato, cambia la modalità di gestione delle interruzioni, che adesso vengono chiamate in semplicemente non disturbare.
Qui abbiamo l'aggiunta di regole automatiche che sono un po' un'estensione dei tempi di inattività che c'erano qui e vengono divise, vedete, in weekend, sere settimanali, eventi particolari, oppure possiamo noi andare ad aggiungere una regola basandoci sull'orario oppure sull'evento. Possiamo dargli un nome. Prova, ok, e qua attivate il nome della regola, vedete, scusate, attivate l'opzione della regola con i giorni, l'ora di inizio, di fine e quale modalità avere, se disturbare, solo con priorità, solo sveglie o silenzio totale e via dicendo. Quindi un'opzioncina in più e qua invece possiamo andare a gestire quella che era la parte qui in alto, bene o male, dove c'è appunto l'opzione anche per le sveglie, promemoria, eventi, messaggi. Chiamate solo da contatto è l'opzione per ripetere, cioè se qualcuno ci chiama insistentemente per attivare o meno la suoneria. Quindi diverso modo, appunto, dicevo, di gestire le priorità un pochino più raffinato su Android L. Cambia anche la gestione della memoria con un passaggio ulteriore, perché vedete che qua abbiamo la voce memoria interna. Passaggio ulteriore però che è piuttosto importante, ve lo faccio vedere tramite questa pennina USB. Che ha anche l'ingresso micro USB, io la inserisco e dopo poco vedete che ho montata la mia unità esterna, quindi supporto USB on the go nativo. Posso andare qua dentro. Ora ho cliccato per l'appunto su una foto mancante, eccole qua. E in questo caso sono foto presenti qui dentro sulla pennina esterna. Come vedete, posso accedervi in maniera veramente facile. Vediamo se funziona anche il video. Esatto. Tutti i contenuti presi dalla pennina esterna veramente in un secondo. Se non ricordo male, ci dovrebbe essere una differenza anche in questo caso, però magari ne parliamo dopo quando andiamo a vedere come vengono gestite le applicazioni, perché vedete che l'interfaccia di gestione delle applicazioni è completamente diversa. Clic qui, la possiamo smontare oppure se vuole rimontare o resettare e formattare. Quindi opzioni complete per la gestione delle memorie esterne, cosa che si collega anche alla diversa gestione delle eventuali memorie micro SD presenti, cosa che ovviamente sul Nexus non è possibile andare a verificare. Batteria, adesso abbiamo l'opzione relativa a DOS, che è questa nuova funzionalità di Android M per ottimizzare i periodi di lungo standby. Tre applicazioni che ignorano completamente queste opzioni. Possiamo però andare a impostare altre applicazioni che di default sono tutte non attive, vedete. Mentre invece queste qui sono attive anche quando diciamo è attivo DOS. Se vogliamo generare per esempio delle altre eccezioni, mettiamo caso l'esempio più banale, lo so, può essere un WhatsApp che però mi sa che qui non ho installato, allora per esempio un Hangout. Possiamo ignorare le ottimizzazioni per Hangout e così ce la ritroviamo. Ops, sono andato troppo indietro. Qua tra quelle consentite. Decidete ovviamente voi in questo modo. Possiamo nascondere o visualizzare le app di sistema e reimpostare le preferenze di tutte le applicazioni in questo modo. Quindi se volete essere sicuri di avere il massimo risparmio della batteria, tutto quello che dovete fare è lasciare esattamente come di default. C'è una piccolissima differenza anche nella schermata di dettaglio, vedete che il grafico iniziale qui non scompare praticamente mai, anche quando andiamo dentro la schermata di una singola applicazione. Ma insomma, questi sono cambiamenti grafici, devo dire, davvero minori. Andiamo dove ci sono le grosse novità. Qui le app erano divise in scaricate, in uso, tutte e disattive. Qua invece abbiamo una gestione completamente diversa che divide intanto la memoria, che per alcune applicazioni ci permette anche di gestire ulteriormente lo spazio. Come vedete, in questo caso l'applicazione di Google, possiamo cancellare in maniera selettiva vari tipi di dati, cosa che è presente questa per pochissime applicazioni. Per esempio, se andiamo qua, abbiamo la cancellazione generica dei dati, non ci sono distinzioni. Abbiamo poi l'utilizzo proprio dei dati con un grafico qui che ce li mostra e le autorizzazioni. Non confondete del tutto le autorizzazioni con i permessi, perché non sono in realtà proprio esattamente la stessa cosa. Per esempio, se andiamo sull'applicazione di Google qua. Queste, vedete, sono le autorizzazioni, ovvero i permessi che l'app aveva e sono di più di quelli che ci sono
qua a destra, lettura segnalibri cronologia web, lettura contenuti archivi USB, impostazione sveglia, eccetera. È sempre l'app di Google. Tra l'altro ci sta che questa sia una versione addirittura superiore, infatti, vedete, questa è già l'app di Google 5.0. Quindi dicevo, questi qui non sono proprio permessi, sono delle autorizzazioni che noi possiamo dare o meno all'applicazione per utilizzare certe parti del sistema, soprattutto quelle relative in qualche modo alla nostra privacy. Infatti si parla di SMS, microfono, posizione, calendario, telefono, contatti e accesso alla fotocamera. Sono più delle opzioni per la privacy che non i permessi completi, che sono questi qua. E comunque l'utilizzo di questa funzione necessiterà un aggiornamento delle applicazioni stesse, perché come vi segnala questa warning, se l'applicazione non è aggiornata potrebbe esibire un comportamento non predicibile. Abbiamo poi qua tutta una serie di opzioni in più per le notifiche, come vedete vengono gestite a livello proprio per app, se mostrare quelle prioritarie, se mostrare o meno contenuti riservati su schermo bloccato, eventuali impostazioni predefinite, ovvero con cosa aprire in maniera predefinita questa applicazione e l'utilizzo della batteria relativo appunto all'app. Questo per quanto riguarda ciascuna applicazione. Qui al solito possiamo decidere se mostrare o meno le app di sistema. Andando in avanzate abbiamo un'ulteriore voce in più che ci permette intanto di vedere quali app predefinite sono associate a certe opzioni come gli SMS, il telefono, browser, assistenza. Qui abbiamo delle voci relative ad app link, ovvero che tipo di applicazioni devono aprire certi tipi di link, e quindi anche questa è un'opzione in più. E qua abbiamo appunto tutte le autorizzazioni delle app, che sono queste che vi dicevo prima, che non sono tutti permessi, e ci permette in questo modo di andare a vedere quali app hanno accesso al calendario. Quindi è un modo diverso di attribuire o meno le autorizzazioni basandosi più sull'autorizzazione stessa piuttosto che sull'app. Qui andiamo a vedere le ottimizzazioni, ma l'abbiamo già visto prima, e qui invece abbiamo un nuovo gestore della memoria che, come vedete, ha dei grafici appunto per ogni singola applicazione con dati più dettagliati per ogni app. Qua in alto possiamo invece scegliere la durata fra 3 ore, 6 ore, 12 ore e un giorno, in base a cui mostrare appunto l'utilizzo della RAM. Quindi anche nuovo, più che gestore della RAM, visualizzatore dell'occupazione della RAM in Android M. Ok, ancora non è finita in realtà, perché ci sono delle piccole differenze anche per la geolocalizzazione. Fin qui sembra praticamente tutto uguale, ma se andate qua nel menu avete la voce ricerca che vi permette di abilitare queste due funzionalità, che in realtà erano, soprattutto quella su Wi-Fi e Bluetooth, erano altrove su Android L, invece si trovano qua giustamente nella geolocalizzazione. Se non volete utilizzare sempre Wi-Fi o Bluetooth anche quando sono disattivati, lo potete fare qui, ed è anche più giusto che effettivamente si trovino nella schermata di localizzazione, perché è qui che uno si aspetta di trovarle. Piccolissimi cambiamenti anche sul backup, che presenta adesso questa opzione in più per impostare la rete, che qua non è presente e che tolgo un attimo dallo schermo per motivi, diciamo, di privacy. Eccoci qua, vedete che qui non era presente la voce reimposta rete e che la voce su backup dei dati era lievemente diversa, ma insomma sono cose davvero marginali queste. Andiamo a vedere invece qualche cosa di ancora più succoso nelle opzioni per sviluppatori. Abbiamo la voce per attivare il sintetizzatore interfaccia, che tra poco vi faccio vedere che cos'è. Quella per i temi chiaro scuro che vi ho già mostrato ieri e che qui vi faccio rivedere, si applicano bene o male solo alle impostazioni. Vedete, se ritorno nella home qui non cambia granché. Qui nemmeno cambia bene o male in questo momento, insomma, se vogliamo solo la schermata delle impostazioni. Poi ancora rimettiamo il tema chiaro e andiamo a scorrere un po' più in basso. Abbiamo questa voce in più, che qua non era presente, per utilizzare il DHCP di Lollipop anziché il nuovo client DHCP di Android, il che mi fa pensare che su Android M ci sia un nuovo client DHCP. Abbiamo poi una voce aggiuntiva per mantenere i dati cellulari attivi anche se il wifi è attivo, e una voce ancora in più per la gestione della configurazione USB quando colleghiamo appunto il cavetto micro USB, che non era presente
su Android Lollipop, tra l'altro con un protocollo in più che è l'RNDisk, un protocollo di Microsoft. Non sembra tra l'altro al momento avere grande effetto il cambiamento di queste voci, però appunto siamo ancora su una preview, quindi non è, diciamo, il caso di preoccuparsi più di tanto. E qua in fondo abbiamo una voce relativa alle app non attive che in realtà non le va a disattivare, credo sia più relativo a come vengono gestite le applicazioni, ma non so dirvi in realtà di preciso quale sia il suo esatto funzionamento. Dicevo prima che attivando questa voce qui, sintetizzatore interfaccia, aggiungiamo la possibilità di personalizzare l'interfaccia. In questo caso è presente solo una voce per i quick setting, voce che come vedete ci permette di riorganizzarli un po' come vogliamo. Va spesso in crash, e questo lo avete visto subito. Per ripristinare di default si fa così, vedete che si spostano veramente con una facilità abnorme, li potete anche eliminare in questo modo, potete aggiungerli così, si è ribloccata, insomma, sembra che sia in arrivo un qualche modo di personalizzare l'interfaccia. È ancora un pochino, come dire, primordiale, però c'è. Allora, prima di concludere, un ultimissimo sguardo ad una caratteristica talmente evidente di diversità che finora l'avevo trascurata. Drew la paginazione orizzontale qui, paginazione verticale qua, con indicate le lettere qui sul fianco. In alto abbiamo le app più utilizzate di recente. In realtà non è che basti semplicemente avviarne una per poi ritrovarsela lì nell'elenco. Vi faccio vedere così, esempio banalissimo, ho avviato Drive che non è comparsa istantaneamente lì, quindi dipende un po' dall'utilizzo che ne fate. Sono quattro applicazioni, non le potete personalizzare, sono comunque e rimarranno quelle quattro decise dal sistema. Non è possibile aggiungerne altre, non è possibile decidere voi, che ne so, volete mettere Android World qua in alto, no, non c'è verso. Vedete adesso per esempio è comparso Drive. Dicevo, differenze poi ulteriori non ce ne sono, è possibile disinstallare le app esattamente come qua era possibile disinstallare le app, sono solo stati invertiti i due collegamenti. Disinstallazione e informazioni sono qui a sinistra e destra e qua a destra e sinistra. E informazioni ci rimanda a delle pagine lievemente diverse come abbiamo visto prima. In chiusura, l'ultimissima cosa che faccio ancora forse prima a fare così. I due easter egg, quello classico ormai a cui sarete tutti abituati di Android L con il giochino ispirato a Flappy Bird, e quello un pochino meno divertente e ludico, sempre se riesco ad avviarlo, di Android M, che adesso non ne vuole veramente sapere di partire. Eccolo qua, queste simpatiche faccine che se volete sono molto meno divertenti rispetto al precedente easter egg, che però in compenso era anche abbastanza difficile. Non è detto comunque che prima del rilascio della versione finale non arrivi un nuovo easter egg. Per questo confronto è tutto, un saluto da Nicola Ligas per androidworld.it.